Since this is a metta retreat, siccome questo è un ritiro di metta, I give talk about metta and anatta. Farò un discorso che includerà sia metta che anatta, il non sé. This is not an easy topic. Allora, questo non è un argomento facile. But since you all are very intelligent people, I'm sure you can make something out of it. Ma siccome siete tutte persone molto intelligenti, sono certo che, insomma, qualcosa ci caverete fuori da questa cosa. This topic is important because as practitioners, one needs to know this relationship. Allora, questo è un argomento importante perché, insomma, i praticanti hanno bisogno di sapere qualcosa, di conoscere qualcosa riguardo a questa relazione tra questi due argomenti. When understood, then the practice can become more complete and profound. Insomma, per dirla tutta, in questo modo la pratica può diventare più completa, più profonda. Many years ago was holding a weekend retreats in the States. Allora, molti anni or sono stavo conducendo un ritiro di un fine settimana negli Stati Uniti. After the talk, somebody asked me a question. Dopo il discorso che ho fatto, una persona mi ha fatto una domanda. He said, since metta deals with conceptual objects like people. La domanda era stata posta in questa maniera. Siccome la metta ha a che fare con oggetti concettuali, con le persone, then isn't that rather superficial? Non è allora una pratica piuttosto superficiale? That is like you are giving loving kindness to emptiness. In un certo senso tu stai rivolgendo questa gentilezza amorevole a un qualcosa che è vacuo, è vuoto. This is very true in a superficial sense. Ora, senza dubbio, questa è una profonda verità da un punto di vista superficiale. But there's something more to that. Beh, però la storia non finisce lì, c'è qualcos'altro, Because when the Buddha has attained full enlightenment, he had a world of compassion. Perché quando il Buddha ha raggiunto una liberazione completa, ha avuto compassione per tutto il creato. I can't remember what I replied him exactly. Allora, non mi ricordo proprio in maniera precisa esattamente come ha formulato questa cosa. But I'll give you a general idea. Ma allora, vediamolo da un punto di vista generale. We live in different worlds and different levels of reality. Noi viviamo, esistiamo a diversi livelli di realtà, in mondi diversi, potremmo dire. Most people live in the world of conventional reality. La maggior parte delle persone vive a un livello di realtà convenzionale. When you practice vipassana insight meditation, you go beyond this and you touch and enter the world of ultimate realities. E quando si pratica la vipassana, invece, si va oltre, si entra in contatto con quel mondo delle realtà ultime, è definito così.
Ultimate realities are natural phenomena that can be experienced when one is freed from conceptualizations. Le realtà ultime sono quei fenomeni naturali che possono essere esperiti quando si è liberi da concettualizzazioni. Insight meditation has to bring the mindfulness into these levels so that it can go transcend all illusions. E la meditazione di consapevolezza ha proprio questo fine, questo scopo, di portare la mente a questi livelli in maniera tale che sia possibile trascendere ogni tipo di illusione. I'll stop at this point because otherwise I'll be talking about vipassana for the rest of the night. Allora mi fermo qui perché sennò inizio a parlare della vipassana per il resto della serata. The point is there are relationships between the conventional and ultimate realities. Allora, però il punto è questo, che ci sono collegamenti tra realtà convenzionali e ultime. One cannot totally separate the two. In un certo senso non è possibile fare una netta separazione di queste due dimensioni, di questi due livelli di realtà. Conventional realities arise dependent on ultimate realities, and if there are no ultimate realities, they won't be conceptual realities. Le realtà convenzionali sorgono in maniera dipendente dal fatto che esistono delle realtà ultime. Se non ci fossero delle realtà ultime, delle realtà concettuali non sarebbero possibili. For example, sound is an ultimate reality and words are conventional realities. Ad esempio, i suoni sono realtà ultime, ma le parole sono realtà convenzionali. So, there cannot be any words without sounds. E quindi non è possibile che esistano parole senza suoni. But realities, sounds can exist without words. Ma i suoni sì che possono esistere senza parole. Yeah. So, stop here, otherwise I go into more complicated examples. Allora, mi fermo qui, se no mi addentro in esempi più complessi, non è il caso. So, in this way, we cannot ignore conventional realities. Quindi, da questo punto di vista, in questo modo, non è possibile ignorare le realtà convenzionali. To say that giving loving kindness is superficial, it is wrong. Allora, coloro i quali affermano che così emanare gentilezza amorevole è un qualcosa di superficiale, sbagliano, hanno torto. But to do it without knowledge of ultimate realities would be inadequate for total fulfillment. Ma fare questa pratica senza una conoscenza delle realtà ultime non sarebbe sufficiente per una realizzazione completa. I say this because I'm encouraging you to do vipassana as well. Io vi sto dicendo questo perché vi incoraggio a praticare anche la meditazione di vipassana. And since you are all very intelligent, I have confidence that most of you will do so. E siccome la maggior parte di voi è molto intelligente, io ho fiducia che lo farete. Now let's come to the real point. Allora arriviamo al nocciolo. Metta, I'm sure by now you would have a fair idea, if not a very good one. Allora, a questo punto sono piuttosto certo che abbiate una
qualche idea su cosa sia sta benedetta meta, benedetta l'ho aggiunto io, e anche se magari no, non proprio precisa, ecco. General loving kindness is a sincere wish for the welfare and happiness of someone. Allora, solitamente la gentilezza amorevole è un augurio sincero per il benessere di qualcuno. This is a very powerful force. Ed è una forza estremamente potente. It is a force that can change worlds. È una forza che può cambiare mondi interi. And for that you have to undergo proper training and meditation retreats. E perché questo possa avvenire, dovete ricevere un addestramento appropriato e fare dei ritiri. You're very fortunate to have Mr. Paolo Testa to do the job. Siete molto fortunati a avere il signor Paolo Testa come vostro sergente istruttore. No. Well, he has meditated under me on this subject, and I confirm that he is capable. Poiché lui è stato addestrato da me e io confermo che lui è in grado di addestrare voi. Now, for a more difficult topic of anatta, no self. Ora, per questa altra argomentazione un pochino più complessa che quella di anatta, il non sé. Actually, it's not difficult intellectually, rather difficult because it needs some experience. A dir la verità, da un punto di vista così intellettuale, non è così difficile questa cosa. La difficoltà sorge dal fatto che è necessario avere un minimo di esperienza. Anatta is usually translated as non-self. Allora, anatta solitamente lo si traduce con non sé. This is more literal than experiential. Allora, questa è una traduzione più letterale che esperienziale. In simple words, anatta means reality. In parole semplici, anatta significa realtà, con la R maiuscola. Which excludes naturally what is not. Il che naturalmente esclude tutto ciò che non lo è. Which includes all concepts of the self. Il che include anche tutti i concetti del sé. But since this concept is so prevalent and strong, it is useful to point this out with the word non-self, although the definition is not complete. Ma siccome questo concetto non sé è così ampiamente, abitualmente utilizzato, lo utilizziamo anche se dobbiamo tenere presente che di per sé, detto così, non è completo. So if you take away, exclude all those ideas and concepts of a self, what is left? E allora, se noi togliamo tutte queste idee e concetti che riguardano un sé, che cos'è che rimane? Ultimate realities. Le realtà ultime. But knowing ultimate realities and understanding it are two different things. Ma conoscere le realtà ultime e
come dire, sapere che esistono sono due cose diverse. For example, pain is ultimate reality. Ad esempio, il dolore è una realtà ultima. You don't need much to experience it. Allora, non è che ci voglia un granché per farne esperienza, eh? But to experience it with mindfulness as in an insight is a different thing. Ma farne esperienza con consapevolezza e visione profonda, beh, in italiano si direbbe è tutto un altro paio di maniche. And experiencing it, thus you experience non-self, or for a better word, reality. E se viene esperito in quel modo, allora in quel tipo di esperienza si esperisce il non sé, la realtà ultima. And that is beginning, opening a new world. E qui si inizia ad aprire un nuovo mondo. For example, we can say that when you practice non-self, you practice vipassana, then you're not doing away with the concept or the of the non-self. Ad esempio, possiamo dire che quando noi pratichiamo Vipassana, non è che ci sbarazziamo del concetto del non sé. It does not deny your existence. Cioè, non è che nega la nostra esistenza, il nostro esistere. It rather tells you what you really are, not who you are. Cioè, è come se ci indicasse, cosa si è in realtà, non chi si è in realtà. And knowing thus, you would have better appreciation of the whole world and its beings. E questo tipo di conoscenza, cioè il conoscere in questo modo, beh, fa sorgere un nuovo livello di apprezzamento dell'esistere, dei suoi esseri. Perché We are all part of a greater nature. si è tutti parte di una natura più grande. Otherwise, how can you say may all beings be happy? Perché altrimenti com'è che si fa a dire possano tutti gli esseri essere felici? And so there's a second part. Adesso c'è una seconda parte. Now we come to the third part. No, quella era la seconda parte, adesso arriviamo alla terza parte. Già sette e mezzo. Sono già le 7:30. So perhaps it would better to make the title of the talk as Metta and Vipassana Practice. Quindi forse faremmo meglio a cambiare il titolo di questo discorso di pratica di metta e di vipassana. I say this only when I felt that I have convinced you somewhat to practice Allora, ho Vipassana. fatto questa affermazione soltanto quando ho sentito di avervi in qualche maniera convinto a praticare la vipassana, ecco. Now, there's loving kindness and there's the loving kindness meditation. Allora, mettiamola così, c'è la gentilezza amorevole e la meditazione di gentilezza amorevole. There's Vipassana insight practice, insight and the practice of insight. C'è l'insight della vipassana e la pratica della vipassana.
What I will try to give you will be how to practice this hand in hand. Allora, ciò che tenterò di comunicarvi è come si può praticare queste due dimensioni così come se si tenessero per mano l'una con l'altra. Now, loving kindness and practice of loving kindness, they are not the same thing. Allora, la gentilezza amorevole e la pratica della gentilezza amorevole non sono la stessa cosa. One is the mental state and the other is the practice and the processes of the practice that bring about a greater effect, the mental state. Allora, uno è lo stato mentale, l'altro è quell'insieme, quel corpus di pratiche che fa sì che questo mentale possa avere una maggiore efficacia. Similarly for insight, insight practice. La stessa cosa per la visione profonda e la pratica di visione profonda. I say this because they are metaphysical connotations. Io dico queste cose perché ci sono così dei connotati metafisici a tutta la faccenda. One has to understand this, otherwise they can be conflicting. Allora, è importante comprenderla questa cosa perché sennò queste dimensioni possono entrare in conflitto. First we see the relationship between loving kindness and insight. Per prima cosa vediamo questa relazione tra la gentilezza amorevole e la visione profonda. And the relationship between metta practice and insight practice. E la relazione tra la pratica di metta e la pratica dell'insight, della chiara visione, insomma, visione profonda. Metta and or loving kindness and insight are two different mental states. Dunque, la metta e l'insight, quindi la gentilezza amorevole e la visione profonda, sono due stati mentali diversi, differenti. Metta can have insight. La gentilezza amorevole può avere visione profonda. No, sorry. Metta can have the wisdom faculty. Scusate, ho sbagliato. La metta, la gentilezza amorevole, può avere questa facoltà di saggezza. And the wisdom faculty can also come with metta, loving kindness. E questa saggezza può anche sorgere grazie alla gentilezza amorevole. But when you talk of insight, as in insight meditation. Ma quando parliamo di visione profonda, dal punto di vista della pratica di visione profonda, di meditazione, we are talking about the wisdom faculty. A certain type of wisdom faculty that do not take beings as objects. Parliamo di una facoltà di saggezza che non ha come oggetto degli esseri. And because it is such, that type of insight do not go hand in hand with metta at that for that moment. E per questo motivo, siccome ha questa qualità, in quel preciso momento le due pratiche non procedono assieme. For example, how can I give metta to Piero when he's not there? Ad esempio, come faccio io a inviare metta a Piero quando lui non c'è?
If Piero doesn't exist, how can I give metta to Piero? Siccome Piero non esiste, come faccio a inviargli metta? Yes. Ah, so that's why. But at the moment Piero appears, I can still give metta to him. Mm-hmm. Però nel momento in cui appare Piero, allora sì che è possibile in quel momento. This is interesting because when you practice metta and insight meditation, you're living in two worlds. Questo è interessante perché quando si pratica la metta e la meditazione di insight, di visione profonda, si vive in due mondi, in due dimensioni. It need not conflict. It can, in fact, complement. Ma queste due dimensioni non debbono essere necessariamente essere in conflitto tra di loro, essere conflittuali. Possono essere complementari. Yes, okay. So as to the practices, we can play around. Per quanto riguarda le pratiche, beh, ci possiamo giocare un po'. Just like you do cooking, you can do fusion cooking, Asian and Western dishes. Così come nella cucina, noi possiamo fondere dei piatti occidentali e orientali e fare una sorta di cucina fusion, che non è male come cosa. Whether it is going to be palatable or not, that's a different matter, but just make sure you don't go to the toilet after that. Il fatto che possa essere gustoso oppure no, questa è un'altra faccenda. L'importante è assicurarsi di non dover poi correre in bagno subito dopo. Which part shall I start first? There are a number of ways you can go about doing that. Allora, ci sono vari modi in cui si può procedere per combinare queste due cose. First way, you practice metta first, loving kindness meditation first. After that, you practice insight meditation. Una prima metodica può essere che per prima si pratica la meditazione di metta e poi la meditazione di visione profonda. This is called Samatha-yanika. L'appellativo di questo processo è Samatha-yanika. Practice of insight through the vehicle of concentration. La pratica dell'insight attraverso il veicolo della concentrazione. You can also do it the other way around. That is, you do Vipassana first, then followed by metta. Si può anche invertire però l'ordine, cioè fare prima la pratica di vipassana, a seguire la pratica di metta. But please remember something that has to be mentioned here. Però ricordatevi questo aspetto che è importante menzionare in questo luogo, adesso. When I say you practice samatha or vipassana first before the other, I mean you practice enough to form a solid base where the second type can depend on. Quando io dico di praticare prima una e poi l'altra, che sia la metta o la visione profonda, io sto affermando che è necessario praticare con una intensità sufficiente, periodo sufficiente, per formare una base salda su cui l'altra si possa poi sviluppare. That means if you practice metta first, you must practice it until an excess concentration is reached. That is when when the hindrances are put aside. Ad esempio, se noi iniziamo con la pratica di metta, di benevolenza, è necessario praticarla fino alla concentrazione di accesso, cioè fino a quando gli inquinanti vengono messi da parte. Only then can it be sufficient to act as a base to support the vipassana practice.
Soltanto questo è il livello che è considerato sufficiente da essere di supporto, ad esempio, alla pratica di Vipassana. In the second case, if you practice Vipassana first, then you must practice until you reach the initial level of insight. Nell'altro caso, se si iniziasse a praticare prima la meditazione di Vipassana, allora è necessario ad arrivare a un primo livello di insight. That is the first inside knowledge of discrimination into mind and matter. Il primo livello di conoscenza dell'insight, che è quello di discriminativo tra mente e materia. If one has reached this level, it also means that the initial excess concentration has also been developed. Se si approda a questo primo insight, possiamo dire che anche il primo livello di concentrazione di accesso è stato sviluppato, perché non potrebbe sorgere altrimenti. How much one wants to develop this first part depends on individuals' needs and preferences. Quanto si desideri sviluppare questo primo livello? Beh, è variabile rispetto alle necessità specifiche, alle caratteristiche dell'individuo, alle preferenze. But a minimum is better to be developed first. Ma è comunque necessario sviluppare questa base minima. This type of procedure are usually more for those who are fairly serious. Questa modalità di procedere, questo modo di procedere, di solito è applicabile a quelle persone, a quei praticanti che sono piuttosto seri riguardo alla pratica, sono piuttosto interessati. Because it may take require some time for this. Perché approdare a questo livello può richiedere una certa quantità di tempo. And knowing that you're all quite and very intelligent, it wouldn't be difficult. E sapendo che siete tutti piuttosto intelligenti, non è che questa roba sarebbe poi così difficile. It only requires more of your precious time. Ciò che è richiesto è solo una quantità maggiore del vostro tempo prezioso. But there are more ways to do than this. Ma ci sono altri modi per realizzare questa faccenda. The third type is what we call the Yuganda practice. Yuganda is pairs. Yukanta, Yuganda. Yuganda è la modalità di pratica che si può tradurre con a coppia. These are more for those who have been more serious. Questa modalità di pratica è per quelle persone che sono già state molto serie nella pratica. That means one who has already developed the first part. Cioè un praticante che già ha approdato al first path. First part, Part. the first part of having the initial concentration in one of them. Cioè, una persona che ha raggiunto o nella metta o nella vipassana questo primo livello di concentrazione. Means, for example, when one is practicing metta and one sees the continuous flow of metta, loving kindness, there is a second process which observes this
flow of matter. Facciamo questo esempio. Supponiamo che un praticante abbia praticato la gentilezza amorevole a sufficienza per vedere che c'è questo flusso continuo e ininterrotto di metta. Allora possiamo osservare che però c'è un secondo processo che sta osservando che c'è questo flusso ininterrotto di metta. For example, when you're doing metta, it's a whole process, the flow of the metta and the mind. May you be happy, may you be happy, may you be well, may you be blissful, may you... So... Yes? The mind is pretty involved. Yeah. Allora, la mente è molto attiva in questa roba qua, insomma, quindi c'è questo inviare in continuazione che tu possa essere in uno stato di beatitudine, che tu possa essere felice, cioè, è continua questa cosa. But the mind is very powerful and very quick, once it has been trained. And so you can have create a second process that goes following after it. Ma una mente che metta, però... Metta, metta, look, 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 vedi, 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 guarda, metta, metta, guarda, guarda. Ah, then to go ahead and then. Però in una mente addestrata capita questo, che dietro a questa mente che in continuazione va di qua e di là a inviare metta a chi che sia, c'è un altro processo secondario che va appresso a questa mente che invia metta a destra e a manca e osserva questa mente che sta inviando metta a destra e a manca. Don't be deceived. The mind is very powerful. You can do this to the extent where you become quite oblivious of the external surroundings. Allora, ricordatevi sempre che la mente è molto potente, può diventare molto potente, può inoltrarsi in questo processo diventando completamente così ignara del mondo circostante. And so the concentration of metta can develop hand in hand with the development of insight. E quindi lo sviluppo della metta si può, come dire, approfondire assieme allo sviluppo dell'insight. There's the third, another form, the fourth form. C'è un quarto tipo possibile di pratica. This is not so recommended, but nevertheless, still useful. And people who are really too busy in their lives doing so many unnecessary things. Questa è una modalità che non è molto raccomandata, ma dobbiamo dirlo allo stesso tempo, può essere utile per quelle persone che sono impegnatissime nelle loro vite a fare un sacco di cose assolutamente inutili. This is the cat and dog method. E questa è la metodica del cane e del gatto. I'm sure many of you keep cats. Sono certo che molti di voi hanno dei gatti. And if you would have bigger place, we would also keep dogs. E se avete dei posti più grandi, non soltanto avete dei gatti, ma vi tenete pure dei cani. How many people have cats and dogs? Quante persone hanno cani e gatti qua? Non abbiate paura, non è che... Variety is a spice of life. Questa è la varietà, è veramente il sale della vita. We learn from how dogs behave, we learn from how cats behave, and we learn from how dogs and cats behave from each other. Noi possiamo imparare da come si comportano i gatti, da come si comportano i cani, da come si comportano i cani e i gatti e da come i cani e i gatti imparano vicendevolmente. So, like for example, people who say, after doing metta in the beginning, one does vipassana. Ad esempio, supponiamo che ci sia questa situazione. Dopo aver fatto all'inizio metta, inizio a praticare vipassana. And after vipassana, they see a lot of sofferenza.
E dopo questa benedetta vipassana, benedetta l'ho sempre aggiunto io, si vede un sacco di sofferenza. Sofferenza fisica e sofferenza mentale. Da un punto di vista fisico e mentale, insomma, c'è un sacco di sofferenza. Posso ritornare a metà? Can I go back to practice of metta? Posso tornare alla pratica di metta. There are two types of vipassana. One yes and one no. Ci sono due tipi di vipassana, una sì e una no. In the case of vipassana, yes. Nel caso di vipassana, sì. In case of vipassana, no. E poi c'è l'altro tipo di vipassana, con questo accento cipiglio un po' più intenso, no, non si può tornare in quel caso. In my case, in my situation with people, I would say yes. Per quanto mi riguarda, secondo la mia modalità di insegnamento, in generale direi che sì, è possibile ritornare a metta. Especially to beginners. Specialmente per i principianti. The idea is to keep them meditated and not run home. Perché, come dire, l'idea fondamentale è fare in modo che continuino a meditare e non scappino a casa subito. Loving kindness and insight of mindfulness are both wholesome states. Stiamo parlando in entrambi i casi di stati edificanti, benefici. In the second situation is when you live in daily life when you are very busy. Allora, supponiamo questa situazione di vita quotidiana in cui si è molto indaffarati. For example, you do when you're doing your work, your housework, sweeping the floor, you can be mindful and practicing vipassana. Supponiamo che stiamo lavando il pavimento, pur scopando il pavimento. In questo caso io posso essere consapevole mentre faccio quel tipo di attività. But when your bambino come, mamma, mamma, this is ultimate reality, it doesn't exist. Ma nel caso vi ritroviate invece un bambino strillante, quello è il caso in cui voi vedete una realtà ultima, non esiste in realtà. No, that's not practical. He exists, he's your child, and it's your responsibility. If you don't mind that, do that, you cannot meditate vipassana properly as well. Ovviamente non è applicabile perché vi ritrovate in una situazione in cui se poi non vi prendete cura di quella situazione ed è una vostra responsabilità prendervene cura, ne conseguirà che non potrete praticare la vipassana. And so you give metta. E quindi inviate la metta. It does not really conflict with the practice of vipassana in the long run. In ultima, come dire, alla lunga non è che queste due pratiche siano conflittuali tra di loro. When I was practicing vipassana and metta together in Burma, my teacher Sarvabodhita used to say. Quando io praticavo vipassana assieme a metta sotto il mio insegnante Sarvabodhita, lui era solito dire. He says these two practices are like eating two dish types of dishes. Questi due tipi di pratiche sono un po' come mangiare due tipi di cibi, di piatti di cibi diversi. When you've eaten enough, you feel that you've eaten enough of this, you can eat another, the second dish. Quando senti di aver preso a sufficienza da quel piatto, puoi servirti dall'altro piatto. So in that case, would it still be possible to progress in both, in two ways? E allora, in quel caso lì, ma sarebbe, è possibile progredire in entrambe le vie? He said yes. La sua risposta è stata sì.
Of course, it depends on individual and depends on the mode, as I explained. Ovviamente dipende dall'individuo e dalla modalità. And from my experience, definitely it is possible. Nella mia esperienza affermo che senza dubbio è possibile. How quickly? Well, that's another matter. Quanto velocemente? Beh, qui è un'altra faccenda. And your dog is always chasing after the cat, and the cat is always chasing after the mouse. Then you don't expect to be too quick. Allora, se vi ritrovate in una situazione in cui c'è il cane che rincorre in continuazione il gatto che in continuazione rincorre il topo, ebbene, non aspettatevi che la faccenda si risolva in fretta. So if 1 hour after 5 minutes meta, you go 5 minutes vipassana, 5 vipassana, you go back 5 minutes meta. It doesn't, we wouldn't work very well. Voi vi mettete lì, iniziate con 5 minuti di metta, poi fate 5 minuti di vipassana, poi ad esempio tutta questa sofferenza, torno alla metta. Non aspettiamoci che funzioni un granché bene questa cosa. Because of the differences in the objects, concentration have not much chance to deepen. Perché essendoci diversi oggetti di concentrazione, questa concentrazione non ha molte possibilità di approfondirsi. But in daily life you don't have much opportunity to develop much concentration anywhere, so it doesn't matter. Ma nella vita quotidiana non avete comunque un granché di possibilità di sviluppare concentrazione, e quindi questo problema non si pone. But don't be mistaken, it can also arise on the condition that you have developed concentration already in retreats. Ma attenzione, diciamola tutta. Non è che la concentrazione nella vita quotidiana non può sorgere. Può sorgere se è già stata sviluppata in un ambito di ritiro. But there's one thing I would like to just mention, and it cannot be left out. Ma devo ancora menzionare questo punto e non posso ometterlo. Because the proper method of both must be learned. Allora, una metodica corretta in entrambi i casi deve essere appresa. For example, people come and ask me, Bante, Bante, Bante. Ad esempio, molte persone vengono da me e mi chiedono, Bante, Bante, Bante. I've been doing meditation for so long and I don't see any progress. Io è così tanto tempo che medito, ma non vedo progressi. So the first thing I would find out is whether he's doing it properly. E allora, la prima cosa che io tento di appurare è, ma tutto qui ha meditato in maniera corretta oppure no? If you are doing it wrongly, you should be glad that you have not gone bonkers. Allora, se lo state facendo in maniera sbagliata, ritenetevi felici che non siete andati fuori di testa. But if you have done it not wrongly, but not so correctly, then your progress will come slowly, slowly. Ma se non è che l'avete fatto in maniera proprio sbagliata, ma un po' alla spera in Dio, allora il vostro progresso avverrà pian pianino. But since you have come here, I'm sure you won't be disappointed. Ma siccome siete venuti qui, sono certo che non vi ritroverete in una situazione di disappunto. Okay, that's one part. Now I just did the last part. Allora, quella era una parte, adesso arriviamo all'ultima parte. This is how both systems can complement each other. Allora, qui vediamo un po' come i due sistemi, chiamiamoli così, possono essere complementari l'uno all'altro. How can loving kindness practice complement or support vipassana practice? Come può la gentilezza amorevole essere di supporto alla pratica di vipassana? First,
in terms of concentration. Allora, per prima cosa, per quanto riguarda la concentrazione. In pure insight practice, the concentration does not develop so easily. Allora, in una pratica di pura visione profonda, la concentrazione non si sviluppa così facilmente. By nature of the momentary object, which is ever changing. Questo per la natura dell'oggetto che è momentaneo e che cambia di attimo in attimo. And so one has to slowly develop the skill of flowing with the ever-changing object. E quindi è necessario sviluppare lentamente questa abilità di seguire attimo per attimo questo oggetto che cambia in continuazione. It's just like trying to take a photograph of a butterfly flying here, there. È un po' come tentare di fare una fotografia a una farfalla che svolazza in continuazione qua e là. You have to get used to how the butterfly flies and how to run about without your hands shaking. E quindi uno deve un po' abituarsi alle modalità della farfalla e non avere le mani che tremano. It's easier to take a photograph of a sleeping pig. Allora è più facile fare una fotografia a un maiale addormentato. Not that it's so easy to get concentration in metta as well. Attenzione, non è che poi è così facile avere sta concentrazione nella metta, eh? It requires another whole set of skills. Richiede un altro insieme di competenze, di abilità, eh? But for Italians, molto semplice. Ma per gli italiani sembra essere molto semplice. Because when you say amore, all Italians go, ah. Perché quando si dice amore, ah, gli italiani sono, ci fa bene, insomma, no? This is from experience. When I teach metta to Italians, they just fly very soon. Questo lo dico per esperienza, eh? Quando io insegno la metta agli italiani, bah, si prende il volo abbastanza facilmente. For others, not necessary, and I'm not going to mention names. Per altri, e non li menziono, non è così facile. This is especially true for people who have certain traumas and psychological problems. Particolarmente vero per persone che hanno subito traumi o hanno problematiche psicologiche specifiche. A large part of this are concerned with the root of anger or aversion, the most destabilizing and destructive force in one's mind. Perché queste casistiche hanno a che fare con la radice della rabbia, che è la forza più distruttiva che ci sia, e destabilizzante che ci sia. Take for example a recent case I encountered in Canada. Allora, esaminiamo ad esempio un caso recente con cui sono venuto a contatto quando ero in Canada. This lady, a very nice lady, intelligent lady, and sweet lady, but she cannot concentrate well. Allora c'era una signora molto gentile, graziosa, dolce, ma non riusciva mica tanto a concentrarsi. They say external appearances can be very deceiving. Questo mi fa dire che le cose viste dall'esterno possono essere molto ingannevoli. So one day during the interview she opened up. E un giorno durante il colloquio si è aperta. You see, she's a French. Was married to an Italian.
But they divorced. Allora, lei era francese, si era sposata un italiano, ma poi hanno divorziato. We will not go into the matters of divorce. Allora, because it does not concern it. Allora, non ci addentriamo in questa faccenda del divorzio perché non ci riguarda. What happens is in her distant past, her grandmother was shot in the head by a Nazi. Quello che era capitato che nel passato sua nonna era stata giustiziata da un nazista con un colpo di pistola, credo, alla nuca. Her mother, 16 years old, saw it and remained a trauma in her life. Sua mamma aveva 16 anni a quell'epoca e insomma questo trauma è rimasto nella sua esistenza, no? And somehow that trauma was also passed on to the granddaughter, this lady, in Canada. E insomma, non addentriamoci in che modo, ma questo trauma è stato anche trasmesso alla nipote, potremmo dire. And so she asked me, could it be because of this that I cannot concentrate? E lei mi ha chiesto, non è che magari è per questo motivo che io non riesco a concentrarmi? I said, told her with a Daphne, sì, yes! E io le ho detto con la più assoluta certezza, sì. Don't ask me how I know, I won't tell you. Non chiedetemi com'è che faccio a saperlo perché non ve lo dico. So anyway, comunque, I told her to give practice compassion as forgiveness meditation. Allora io le ho consigliato di fare la pratica di metta come una pratica di perdono. After one session she could concentrate. Dopo, without moving, stop, good concentration just went. Dopo una sola sessione di questa pratica è riuscita a concentrarsi senza problemi. You see how effective and supportive the practice can be. E quindi qui vedete quanto possono essere efficaci e di supporto certi tipi di pratiche. Of course, in the real traumatic cases, it may not be so simple. You may have to run back to Paolo Testa to get, in addition to metta, some psychotherapy. Allora, in altri casi di traumi più intensi, è possibile invece che sia necessario ricorrere a una visita dal dottor Paolo Testa per una ulteriore dose di psicoterapia. I give you another case. Vi presento un altro caso. In Malaysia there's this lady who has been diagnosed as a schizophrenia. Allora, in Malesia c'è questa signora che è stata diagnosticata come sofferente di schizofrenia, schizofrenica. When I give a metta meditation, no problem, she can do well. Quando io le faccio fare la pratica di metta, va tutto bene, non ci sono problemi. If I give her just 1 hour a day vipassana, she freaks out. Se io le faccio fare anche solo 1 ora al giorno di vipassana, va fuori di testa. Her body form changes, her color of her face changes. It's like a completely different person. She's angry. Cambia completamente, a livello di fisionomia, di colore della pelle, e poi diventa rabbiosissima. She has to do over 10 years of metta meditation, then she's all right. Dopo 10 anni di pratica esclusiva di metta, si è ristabilizzata. Now she's a nun in Burma. Adesso è diventata monaca in Birmania. And she's practicing very well. E pratica molto bene. Yeah. So this is another case. E questo era l'altro caso. We stop with cases. Adesso basta con la presentazione dei casi clinici. Now there's a third side of things. Vediamo un terzo aspetto. Oh yes, as for this aversion thing, and also it can come with aversion to suffering.
Mi ero dimenticato. Allora, c'è anche questa dimensione della avversione alla sofferenza. This metta has a unique quality of producing joy. In questo caso, la metta ha questa caratteristica peculiare di produrre gioia. Because of this joy factor, the concentration deepens and it can overcome this aversion towards suffering and pain as well. Grazie a questa dimensione di maggiore gioia si approfondisce lo stato di concentrazione e questo stato di concentrazione più approfondito è in grado di far superare questa avversione alla sofferenza e anche al dolore. And one more thing is that it produces metta is very important in social life. Ovviamente la metta è anche molto importante da un punto di vista di vita sociale. And social life comes with moral discipline. E la vita sociale, attenzione, si presenta con una disciplina morale. All this comes under the base of morality. Quindi possiamo far entrare questi aspetti sotto l'aspetto della moralità. For example, when you talk of the five precepts, Ad esempio, quando noi parliamo dei cinque precetti, it becomes very effective when you consider the quality of loving kindness and compassion. allora, diventano estremamente efficaci quando sono visti dal punto di vista della compassione, della gentilezza amorevole. Because it's not just observing the rules, it's also the spirit of the precepts. Perché non è che c'è una mera osservazione di regole, ma viene fatto con un imprinting, chiamiamolo così, di gioia, di benevolenza. All this contributes to the karmic base, where all the karmic deeds wholesome that brings about the supports that is needed to support and bring about progress in of the higher states. Tutto questo va a finire in quella base cammica, che è necessaria per un approfondirsi, per un progredire nella pratica. Now let's see on the other side of the story, how does Vipassana help in metta? Allora, vediamo dall'altro punto di vista, com'è che la vipassana può essere utile alla metta. For example, to develop metta to a deeper level, one has or a deeper level of concentration, one has to have a good amount of mindfulness. Allora, per poter sviluppare ulteriormente concentrazione, beh, è necessaria una buona dose di consapevolezza. For example, somebody may be doing metta, but there's so many thinking. Ad esempio, I didn't get it, Bant. For example, one who is practicing loving kindness meditation, he may be still having a lot of thoughts. Ok, allora, è possibile che ci sia un praticante che pratica la metta, ma che continua ad avere una quantità cospicua di pensieri. This is true especially for people who have not previous practice as in mindfulness. Questo è particolarmente vero per persone che non hanno una precedente pratica di consapevolezza. Even when you try to be mindful of thoughts in Vipassana, it still runs wild for some time. Anche nella vipassana, quando si tenta di essere consapevoli dei pensieri, beh, la mente va di qua e di là ancora per un bel po'. After some time, you learn the skill of being mindful continuously and the skill of catching all these nitwits. Dopo un po' si acquisisce questa capacità, questa competenza di
vedere questo continuo correre di qua e di là, anche il più piccolo pensiero inizia a non passare più inosservato. So that when you come to practice loving kindness meditation, every time a thought arises, you can quickly notice it and put it aside. In modo tale che durante la pratica di metta, quando sorge un altro pensiero, grazie alla pratica di consapevolezza, siamo in grado di riconoscerlo subito e di metterlo subito da parte. And this includes all the other defilements and hindrances. E questo include tutti gli altri inquinanti, impedimenti. Secondly, practice of vipassana comes with clear comprehension. Allora, poi la pratica di vipassana si sviluppa con questa chiara comprensione. And clear comprehension is insight, is a kind of understanding or common sense into a certain situation. E possiamo definirla come una comprensione, come dire, accompagnata di buon senso in una situazione specifica. This helps you to decide what to do properly. E questo è di aiuto per sapere cosa fare. This is also the wisdom faculty. È anche appellata così facoltà della saggezza. Not necessarily in insight meditation, but also in insight meditation. Non necessariamente solo nella meditazione di insight, ma anche nella meditazione di insight. Take for example in daily life, we have a lot of meditation, a lot of loving kindness for our fellow beings. That's all very fine. Allora, supponiamo che nella quotidianità abbiamo molta gentilezza amorevole per gli altri esseri umani, il che va bene, va benissimo. But not all of them would have the same kindness towards you. Ma questo non vuol dire che anche tutti questi altri esseri nutriranno la stessa gentilezza amorevole nei nostri confronti. There are always people waiting to take advantage of you at your expense and at your suffering. Perché c'è un numero di altri esseri che sono sempre pronti ad approfittarsi di noi, facendoci pagare il conto con una cospicua dose di sofferenza a nostre spese. Just as faith without wisdom is dangerous, loving kindness without wisdom is just as dangerous. Come dire, la fede, diciamo così, senza un po' di buon senso è pericolosa, è allo stesso modo la gentilezza amorevole, senza saggezza, ma buon senso è più bello. When it comes to actual meditation, it is also just as relevant. E questo è applicabile anche al campo specifico della meditazione. When you do metta meditation, you need to be very clear on what is happening and what is you are doing. Cioè, quando si sta facendo la pratica di metta, è necessario avere le idee molto chiare su ciò che si sta facendo e su ciò che sta capitando. From the initial, especially in the initial stages and the final stages. Specialmente negli stadi iniziali e in quelli finali. In the middle part, sometimes, especially you are the problematic type. Nel mezzo anche a volte possono presentarsi dei vari tipi di problemi. Problematic, people have problems everywhere. Perché le persone problematiche, insomma, trovano problemi dappertutto. Having metta solves a lot of them, but not everything. Allora, la metta ne può risolvere molti, ma non tutti. And lastly, this vipassana is the element that can be that go further than the riches of loving kindness meditation. E per ultimo possiamo dire che la vipassana è quella
pratica, che va al di là di ciò che si può raggiungere con la pratica di metta, va oltre. For example, the loving kindness meditation can bring you to as high as the absorptions. Ad esempio, la pratica di gentilezza amorevole può portarci fino a degli assorbimenti. But not to Nibbana. Ma non al Nibbana. Technically and practically, no, unless you are a special prodigy, special case for Vipassana. Allora, in maniera categorica, definitiva, no, non vi può portare al Nibbana, a meno che non siate un prodigio speciale, particolare. But it can be made a difference. Ma può fare la differenza. If you have reached deep enough for insight. In che caso? Nel caso si sia andati sufficientemente a fondo per raggiungere un livello di insight, di chiara visione. You can make use of those insight and its powers to act also on the levels of metta. Allora, quegli insight, quelle chiare visioni, quelle visioni profonde, possono essere utilizzate anche in una dimensione di metta. This is the where the wonder of these two worlds can come together. Ed è qui che la meraviglia di questi due universi può unirsi. Take for example, even in the initial stages. Ad esempio, anche negli stadi iniziali. When you do metta, you do loving kindness first to yourself. Allora, per prima cosa si fa la metta dirigendola a se stessi. And what's loving kindness to oneself is making oneself happy. E questo vuol dire rendersi felici, inviare metta a se stessi. And which means that the best way would be to practice vipassana. E qual è la maniera migliore per rendersi felici? Beh, praticare la vipassana. Then when I practice vipassana, I'm not there. Perché quando io pratico la vipassana non ci sono mica, no? Well, you weren't there in the first place. Allora, tanto per incominciare, tu già all'inizio non c'eri. But what that is behind you, behind Piero, that is still there. Ma, and that is what matters more. Ma quello che c'è dietro, ad esempio, Piero, e che ci sarà ancora, è quella la cosa più importante, che ha più importanza. And what about to the other person? E quanto, che dire per quello che riguarda un'altra persona? Essentially the same. Allora è fondamentalmente la stessa cosa. Yeah? You see, the difference is the object. Vedete, la differenza è l'oggetto. When you see the person is an object. Quando vedete la persona, quella persona diventa l'oggetto. When you have good mindfulness and you see the person, you have a very good attitude and relationship with the person. Quando avete consapevolezza, ne consegue che avete una visione corretta della persona e quindi una relazione corretta con quella persona. That is the base for metta. E questa è la base della metta. Yeah. When you're disturbed, how can you want the person to be happy? You're disturbed. Se ci si trova in uno stato di alterato, e come possiamo volere il bene di qualcun altro? Your mind is a good state, then you can wish the other person to be happy. Ma se la nostra mente si trova invece in uno stato buono, allora ne consegue che è possibile avere questo desiderio di benessere per qualcun altro.
And you're very happy, you're very peaceful, you are blossoming with joy. When you see somebody, oh, it will be infectious. E invece se vi ritrovate in una situazione in cui siete molto felici, felicissimi, cioè state sbocciando dalla gioia, beh, questa è una condizione che è contagiosa. So when you had a, would you like to come with me for a retreat? Oh yes, they'll follow you. Se vi trovate in questa situazione di gioia dirompente e chiedete a un'altra persona, vuoi venire a fare un ritiro con me? Risponderanno certamente sì. And what about if the mind is more profound in the practice of Vipassana? E che dire se la mente è così andata in profondità nella pratica di Vipassana? It will also influence likewise in a more profound state. Allo stesso modo ci sarà un'influenza in profondità. Quanto più in profondità si va, tanto più profonda sarà l'influenza esercitabile. And so the practice and experience of loving kindness and insight can go progress and go hand in hand. E quindi vediamo che il progredire nella pratica della visione profonda della metta possono essere ambivalenti, possono andare assieme. Okay, we stop here tonight. Already 8:20-8:30. Ci fermiamo qui questa sera. So, ci sono domande?